Leggiamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 23. Li esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto. E ancora, Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 5. Gesù disse: «Senza di me non potete far nulla». Lo stretto di Gibilterra. Nell'antichità lo stretto di Gibilterra era ritenuto invalicabile. Ma i naviganti fenici notarono che facendo correre una lunga fune dietro alla loro nave, questa in un primo momento seguiva la scia, ma poi, a una certa profondità, cambiava direzione. Questo fenomeno era prodotto dalla presenza di due correnti marine opposte. La superficie, quella più forte che va dall'Atlantico verso il Mediterraneo, e in profondità quella che va nell'altro senso. I naviganti fenici inventarono allora una specie di paracadute, zavorrato con pietre, che veniva attaccato alla nave. Fu questo che, spinto dalla corrente più profonda, permise loro di oltrepassare lo stretto e di scoprire le coste dell'Oceano Atlantico. Amici cristiani, il nostro modo di pensare e di vivere è spesso influenzato dalle correnti superficiali di questo mondo. Come non esserne trascinati? Rimanendo in contatto con Dio, andando in profondità nella conoscenza dei Suoi pensieri e della Sua grazia. È scritto nel Salmo 84: «Beati quelli che trovano in te la loro forza». Da soli non possiamo resistere alle forze del male che vorrebbero allontanarci da Lui. Per procedere controcorrente dobbiamo rimanere attaccati con tutto il nostro cuore a Gesù, dedicando del tempo alla lettura della Bibbia e parlando direttamente con Lui mediante la preghiera. Riceveremo la forza necessaria per fare ciò che a Lui piace ed essere così Suoi fedeli testimoni. Che il Signore ci benedica. Signore.